Dove diavolo è finita la mia chiave cricchetta? Sei tu. Do solo un'occhiata. Non mai niente. È tutto un casino, non dirlo. Ogni tanto mi vengono dei dubbi sul Furioso. Per esempio... Dammi un secondo. Ecco. Sherman's Camp. Manca poco. Sì, giusto. Qui erano rimasti altri nidi da bruciare. Ah, tornerò un'altra volta per finire di bruciare i nidi. Accidenti, non ora! Diamine! La terra! Ma non è ridotta troppo male. Bene. Eccolo. So già come usarti.
Sento puzza di nido. Deve essere qui. Un altro nido. Forza. No, eccone un altro. È ora di bruciare. Brucia, furioso! Sarà utile. Ci voleva. Chiusa.
Sono vicino a un nido. Sento il tanf. Altri rottami. Thank
Perfetto. Così dovrebbe andare. Il centro visitatori. Devo capire come entrare. Para servir. Vamos. Yeah.
essere qui da qualche parte. L'uscita antincendio. Coltello di Listo. Perfetto. Devo portarlo a dentro. Eddie, ho trovato il coltello che ti serviva. Grazie. Non hai idea di quanto ne abbia bisogno. Figurati, è un piacere. È un randagio, fallo entrare. Niente problemi, chiaro. Ehi. Ah, questo è il coltello che mi avevi chiesto. Grazie, davvero. Nessun problema. Ok. Ci vediamo. Vedi di fare in fretta. Ehi.
A presto, allora. La tua moto serve una messa a punto. Sempre a macinare chilometri, eh? Sarò qui se hai bisogno. Non compra mai niente di che. Ehi. Va bene, Cammin. Non saltare fuori dal nulla così. Hai scoperto niente su Sara, la donna che ho messo sul tuo elicottero? Niente. Niente? Ehi, aspetta, mi servirà tempo, ok? Sto rischiando grosso. Se qualcuno della base mi scoprisse. Vedi quei tizi laggiù con i fucili? Siete della stessa squadra, O'Brien. Solo in apparenza. Senti, ora non ho tempo di spiegarti, ma... mi serve il tuo aiuto. Il mio aiuto? No, prendi questo. È un... registra la lunghezza d'onda e ha un GPS. Devi... Non c'è più tempo. Ascolta. Non so neanche il tuo nome. Deacon St. John. Bene. Ascolta, Deacon St. John. Se vuoi che rischi la vita per trovare come si chiama... Sara? Allora sì, dovrai ricambiare in qualche modo. Ok. Tieni stretta la radio. Ti contatto entro un paio di minuti. Sai neanche il mio nome, ma presto imparerai a conoscermi, O'Brien. E tieni stretta quella radio. Non la perdo d'occhio un secondo, coglione. Per Dio, quanto dovrò aspettare adesso? Pronto? Mi senti? Deacon? Sì, eccomi. Allora, che storia è questa? Cosa vuoi? Ok, ho isolato il canale, ora è sicuro. Che cosa vuoi? Ho inviato delle coordinate sulla tua radio. Devi raggiungere la destinazione e... Cosa? Perché? Va bene, ascolta. Ci sono molte squadre della Nero impegnate sul campo. Voglio sapere esattamente cosa fanno. E perché non lo chiedi a loro? Non posso. Ti ho già detto che è una lunga storia e non posso parlarne ora. Ma gli uomini
sopra di me, molto sopra di me. Stanno organizzando varie missioni, tutte gestite in piena autonomia. Nessuno sa cosa facciano gli altri. Quindi il mondo va a puttane, ma voi continuate come se nulla fosse. Dove li trovo? Ti ho inviato le coordinate. Ok, fanculo, Bray. D'accordo, vedo cosa posso fare. Cerca di rintracciarne il più possibile. Ci sono zone attive di atterraggio, punti per il rilascio di campioni. Sì, sì, ho capito, ma ti consiglio di non provare a fregarmi, O'Brien. Tranquillo, lo so bene. Ci sentiamo? O'Brien, sì, sono qui. Cosa vuoi? Uno dei nostri elicotteri viene verso di te. Devi seguirlo. Seguirlo? Perché? Vai, e non perderlo di vista. Accidenti, ok, d'accordo. Che succede, O'Brien? Perché sono qui nell'incubo a inseguire elicotteri per te? L'obiettivo è riservato, neanche io posso accedere ai trail. Quindi non ho le coordinate della zona d'atterraggio. Devi seguirli fino a destinazione. Gesù, ma non avete satelliti spia o qualcosa del genere? Non posso usarli direttamente, te l'ho detto. Non... Non sei autorizzato, ho capito. O'Brien, stanno atterrando! Ok, recupero le coordinate dalla tua radio. Ti consiglio di proseguire a piedi. A piedi! E ricorda, non devono vederti. O'Brien, sono arrivato. La zona deve essere sicura. Le unità di ricerca sono dirette da scienziati, comuni. Se vi avvicinarti ai ricercatori, il registratore a distanza rileva il canale che usiamo per trasferire i dati. Può captare tutte le informazioni utili. Quindi devo infiltrarmi in un'area piena di soldati in Kevlar armati fino ai denti, evitare che mi sparino e spiare i tuoi colleghi nerd con le penne nel taschino. Penne nel taschino? Siamo tutti ricercatori, stronzo. Sì, cercate un modo per vivere a scrocco. Hai ancora i dispositivi di rilevamento? Li avrei venduti volentieri, ma qui è difficile trovare qualcuno che abbia accesso ai satelliti. Mettili uno sull'elicottero. Quasi ogni missione include tappe non registrate. Voglio scoprire qual è la loro prossima fermata. O'Brien... So cosa vuoi chiedermi. Sto già esaminando i documenti sulle destinazioni dei superstiti. Passo e chiudo. Cosa ci fate da queste parti, ragazzi?
sorvolato Farewell, c'erano furiosi a perdita d'occhio. Sì, sono diverse decine. Chissà quanto ci vorrà. Sempre. C'è qualcuno lì. I miei gusti. Hai fame? Io ho sempre fame. Per la miseria, non finiremo mai. Oh, andiamo, non esagerare. Non sopporto questi incarichi. Fammi indovinare. Preferiresti essere nelle grotte di Belknap con la merda di furiosi fino alle ginocchia? Vieni fuori, non complicare la situazione. Per quanto ne abbiamo ancora? E come faccio a saperlo? Dobbiamo aspettare che Doc finisca. Nota operativa 2071. Il controllo delle trappole al sito 14 Alpha ha portato alla cattura di un esemplare maschio con mutazione albina. Il soggetto presenta arrossamento congiuntivale, ridotta pigmentazione della pelle e masse muscolari del 40% più grandi dei normali soggetti infetti. Come li avevi chiamati? Grici? Beh, esistono. Questo è solo il terzo soggetto che riusciamo a studiare. Perché, come segnalato, la forza e la resistenza fuori dal comune li rendono estremamente pericolosi da avvicinare. Stando ai rapporti, gli esemplari avvistati nella regione superano il migliaio. Qualunque cosa ne sia la causa, si diffonde in fretta. Ma che diavolo, Brian? Te lo spiego subito, i tuoi uomini hanno sventrato un furioso mentre era ancora vivo. Non sono i miei uomini, e a te cosa importa? Non sei uno di quei, come vi definite, randagi? Non uccidi gli infetti per guadagnare denaro o chissà quale merce di scambio. Non complicare la situazione. Se ti faccio i furiosi, ma non li squarto da vivi mentre strillano come bestie, capito? Non esiste. Hai registrato i dati? Sì, sì, sono qui. Ok, li carico subito. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. O'Brien? O'Brien? Affanculo, l'ha fatto di nuovo. O'Brien, rispondi. Merda, ti conviene farti sentire, O'Brien. Un accampamento di predatori. Siete quei bastardi che mi hanno aggredito, vero? Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Con profonda tristezza vi comunico che in pochi giorni il nostro campo ha registrato 6 morti e 2 feriti. E non per farmi sembrare. No. Stavolta sono stati gli elicotteri neri. Mi spiace dirlo, ma tutte le mie previsioni si stanno realizzando. L'ho sentito con le mie orecchie. Quei
gli elicotteri sono atterrati e hanno sterminato un gruppo di sopravvissuti che gridavano e imploravano pietà. Erano cittadini americani. Erano trucidati. I uomini hanno risposto al fuoco. Ma la fanculo. Purtroppo non è stato un caso isolato. Ci danno la caccia. Perché abbiamo osato sopravvivere e mandare all'aria i loro piani. Vogliono eliminarci tutti per poi emergere finalmente dalle loro tane. State allerta, gente. E puntate lo sguardo verso il cielo. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Quindi, come diavolo faccio a entrare? Devo ricordarmi di tornare. Ci sono ancora nidi. Dio amo, dove diavolo sei? Posso aggiustarla. Allora, dove sei, ragazzina? Dove sei? Cazzo, non puoi essere lontana. Si apre. Yeah.
Cos'è? Bene, dovrei esserci. Lisa, vengo a prenderti. Deve essere da qualche parte qui fuori. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Con profonda tristezza, vi comunico che in pochi giorni il nostro campo ha registrato 6 morti e 2 feriti. E non per l'inferno di sempre. No. Stavolta sono stati gli elicotteri neri. Mi spiace dirlo, ma tutte le mie previsioni si stanno realizzando. L'ho sentito con le mie orecchie. Quegli elicotteri sono atterrati e hanno sterminato un gruppo di sopravvissuti che gridavano, imploravano pietà. Essere qui vicino. Erano cittadini americani. E loro li hanno trucidati. I miei uomini hanno risposto al fuoco. È stato un caso isolato. Ci danno la caccia. Perché abbiamo osato sopravvivere e mandare all'aria i loro piani. Eliminarci. Per rivederci finalmente
Dove sei, ragazzi? Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Bene, dovrei esserci. Lisa, vengo a prenderti. Deve essere da qualche parte qui fuori. Andiamo, dove diavolo sei? Allora, dove sei, ragazzina? Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Con profonda tristezza vi comunico che in pochi giorni il nostro campo ha registrato 6 morti e 2 feriti. Lisa, dove e sei? Non per l'inferno di sempre. No. Stavolta sono stati gli elicotteri neri. Mi spiace dirlo, ma tutte le mie previsioni si stanno realizzando. L'ho sentito con le mie orecchie. Quegli elicotteri. Sono atterrati e hanno sterminato un gruppo di sopravvissuti che gridavano e imploravano pietà. Erano cittadini americani e loro li hanno trucidati. I miei uomini hanno risposto al fuoco, ma affanculo. Purtroppo non è stato un caso isolato. Ci danno la caccia perché abbiamo osato sopravvivere e mandare all'aria i loro piani. Vogliono eliminarci tutti per poi emergere finalmente dalle loro tane. State allerta, gente. E puntate lo sguardo verso il cielo. Qui oh, cazzo, Marco non puoi essere lontano. Non credete alle menzogne. Quindi, come diavolo faccio entrare? No.
passeggiata. Altre taglie. Thank you.
Ok, è andato. Sì, è la strada giusta. Qui dentro. Ok. La grafia di Lisa. Voglio dimenticare. In effetti potrebbe averlo scritto lei. Apposta.
quando ho scoperto che il mondo stava andando in malora. Ehi, sono venuto a vedere come va col dormiglione. Come andiamo, Boozer? Ti sei stancato di stare a letto? Eh? Boozer? Ehi, non puoi star andiamo, qui, dico. Dai, ehi, forza, che succede? Dimmi come sta. Gli serve riposo. Non prendermi in giro, Eddie. Ti ho chiesto di dirmi come sta. Sto bene, sto bene. Non bene. Freddo. Ma ti ho portato gli antibiotici. Non bastano. Non bastano mai. No, aspetta un attimo, mi hai detto che... Ti ho detto che avremmo tentato. Ora possiamo soltanto aspettare. Aspettare. Ok. Certo. Dicon. No, c'è... Dicon. Sai cosa? Dicon. C'è un modo per aiutarlo. Dicon. Troverò... Fermo! Sì. Fermati! Cosa? So che vuoi spaccare tutto. Te lo leggo negli occhi. E sai che ti dico? Fallo pure, a condizione che tu lo faccia fuori. Vai. Senti, non c'è nient'altro che tu possa fare. Ti prego... Torna a casa. Vai a casa. Dicon. Devo... Questa non è cosa mia. Cazzo! Sì, beh, adesso... Allora, sta bene? Sì, scherzo, se la caverà. Ha solo bisogno di qualche giorno. Vieni con me alla baita. Voglio mostrarti una cosa. Ho i miei cazzi da fare. Sto correndo un rischio, ma devi fidarti. Dopo averlo visto mi ringrazierai. Ascoltami, ok? Un paio di mesi fa è venuto al campo un randagio. Uno che raccontava storie incredibili. Ha detto che lavorava in aeroporto e che era in servizio a Farewell quando tutto è cominciato. Aspettavano un volo da Portland, ma l'aereo non è mai arrivato. E indovina? Trasportava un carico della Croce Rossa. La Croce Rossa? Sì, ci pensi? Medicine, arnesi da dottori, una stiva piena. E magari anche quegli anticosi di sto cazzo. Vuoi la verità? Antibiotici? Sì, sì, bravo, quella roba lì, esatto. Dove? Ehi, abbassa la voce. Parliamo dentro. Era così che mi guadagnavo. Questo randagio è di turno alla torre di controllo, quando l'aereo scompare dai radar. Puff! Ora lo vedi, ora no. Più o meno... qui. A sud del Monte Washington. Così mi ha detto. Ed è rimasto intatto, una specie di schianto controllato. E hanno sentito il pilota morire dissanguato per una ferita al bacino. Quindi non avete mandato nessuno a cercarli? No. Perché no? Perché il vecchio era contrario. Iron Mike, perché... Ah, giusto, i ripugnanti. Impari in fretta. L'intera zona a ovest di Iron Ridge è dominio di Carlos e della sua banda di rasati indemoniati. Se ti beccano quando sei lì, va a nord, fratello. O la tregua tra Iron Mike e i ripugnanti... Sì, no, certo, finirà così. Toglimi solo una curiosità, perché me lo stai dicendo? No, sia chiaro. Intanto io non ti ho detto niente. Ricordatelo. E poi tu sei un randagio. Cosa dovrei fare? Seguirti come un cane? Tenerti lontano dai guai? Ok. Ho di meglio da fare. Ho capito. Tu sei il tipico ragazzo per bene, giusto, schizzo? Cerco solo di salvare la pelle, come chiunque altro. Ehi.
Fa quello che devi. Tanto alla fine non ci resta altro. Sai cosa intendo? Ti sei spiegato, schizzo. Tieni la radio accesa, ti chiamerò io. Sì, schizzo, possiamo sempre contare su di te. Merda, e adesso? E non può essere peggio che restare in questa fogna? Cos'è questa merda? Non so neanche perché ci provo. Ehi, ciao. Ciao. Va bene. Ci vediamo. Ciao. Allora? Wow, perderò il conto. Gli affari vanno a rilento. Ok, ci vediamo. Vedi di fare in fretta. Ehi. Ok, ti faccio il pieno. Questa moto è messa male. Devi cercare di finire in un paio di giorni. È in uno stato davvero pietoso. Quanti arretrati. Pronto? Terra chiama Deacon. Levati. Dove
Dove diavolo è finita la mia chiave a cricchetto? Non provo mai niente. Ah, è tutto un casino, non dirlo a me. Ok. Sì, sì. Dove diavolo è finita la mia chiave a cricchetto? Non provo mai niente.